Salve a tutti amici ascoltatori e buona domenica. Quest'oggi, come ben sapete, è la prima domenica di maggio. Quindi finalmente, entrati in questo mese, possiamo dire che ci siamo lasciati indietro tutte quelle giornate cupe in cui le nuvole avvolgevano il cielo e in cui noi, purtroppo, non potevamo uscire e divertirci. Mentre invece adesso finalmente con queste splendide giornate usciamo e stiamo un po' all'aria aperta in compagnia. Comunque, chiuso questo discorso, apriamone un altro. Infatti oggi, come al solito, volevo parlarvi dell'aggiornamento un po' del nostro canale. Come avete visto, i video di Pokémon XD non è che siano così rapidi nel caricamento. E quindi mi volevo scusare per questo, ma come ben sapete molte volte mi dimentico il gioco, oppure non ci possiamo vedere, oppure accade un'altra cosa, e tra una cosa e l'altra alla fine passa anche un po' la voglia e quindi ci siamo presi un po' una pausa da questo gioco. Avevo una parte di riserva che ho già caricato e le prossime però non tarderanno ad arrivare, state tranquilli, non vi preoccupate. Comunque vi lascio al solito gameplay, sperando che sia per voi come per me una buona domenica. A presto! Bene signori, passiamo al gameplay. Il gameplay a Metal Slug 7, un gioco prodotto dalla Nintendo per Nintendo DS e una delle saghe, almeno a cui io sono più affezionato. Uno dei giochi più belli di cui ho più bei ricordi. Metal Slug, ve lo ricorderete sicuramente per quei giochi alle macchinette nelle sale giochi, no? C'erano quei grandi piattaforme a gettoni. Mentre qui per il DS è un po' più semplice, cioè quando si muore abbiamo a disposizione più vite e non è che appena sprecano le tre vite a disposizione si muore. Qui abbiamo Marco Rossi. Marco Rossi è forte con la pistola, Eric Kasamoto con gli esplosivi, Fiona con una quantità di munizioni maggiori e scariche di fuoco di notevole intensità. Karma invece è più bravo con i veicoli. Clark è un vero maestro nell'atterrare l'avversario, uno specialista capace di scaraventare a destra e a manca schierdi nemici una dopo l'altra. E qui abbiamo Ralph, fortissimo nel corpo a corpo. Io direi di iniziare con il nostro Marco. Insomma, li proverò un po' tutti. Iniziamo subito dalla missione numero 1. Abbiamo come sempre i nostri classici tasti, il fuoco, il salto e l'esplosivo. Quindi vediamo subito di andare avanti. Marcus è il più forte con la pistola, quindi anche il migliore per iniziare. È un livello un po' più semplice, abbiamo messo anche la difficoltà normale, lo so che non è il massimo, ma visto che non ci sono molto abituato a giocarlo su emulatore, preferisco andare sul sicuro. Andiamo con gli esplosivi. Qui bisogna utilizzare una tecnica molto semplice. Bisogna cercare di mettersi a terra, distruggere i carri armati ed evitare i lapilli di questa, non so, artiglieria, non so che sia. Distruggiamola prima che ci faccia nera. Coraggio, e ce l'abbiamo fatta. E abbiamo vinto una bella R. Oh, il missile. Quanto è forte questo missile, non potete capire. Distruggiamo anche quest'altra artiglieria. Coraggio. E dai, quanto manca! Vedete, io mi frego sempre perché mi concentro troppo su un unico bersaglio e poi non faccio attenzione a quello che mi sta attorno. Qui è anche un bel problema. Devo cercare un po' di andare da tutte le parti. Quello là con i missili, mannaggia. Andiamo qui nel corpo a corpo. Forza. Scappiamo. Ecco lì la pille. No. Ecco, vedete, io non mi riesco bene a coordinare così, in questo modo. Cioè, boh. Riutilizziamo Marco. Oh, qua abbiamo il nostro Levi Machine, quindi dovrebbe essere un po' più semplice. No, continua a morire. Incredibile. Forza. Andiamo con il fuoco e abbiamo distrutto la torre di controllo. Beh, molto bene. Vedete, è un po' complicato, no? Sarò io che probabilmente non so giocare. Più che altro, giocarci molto aiuta. Infatti adesso sono un po' inesperto e non sto andando molto bene. Qui abbiamo una bella I! Oh, quanto è bello questo colpo! Sono dei semplici topi telecomandati, non so dove li abbia potuti trovare.
molto molto potenti come armi. Questa è una pallina invece che rimbalza. Questo è molto utile per uccidere grandi schiere di nemici. Ok, distruggiamo anche quest'altro artiglieria. Coraggio. E ce l'abbiamo fatta. Molto bene, procediamo. Ecco, vedete le palline che ci aprono la strada. Coraggio. E andiamo. Wow, anche del cibo. Ah, stiamo attenti qua sotto. E abbiamo di nuovo i topi. Forza topi. Ah! Arrivano, iniziano ad arrivare un bel po' di nemici. Ah, vedete qua anche qual è il problema? I topi non fanno un bel niente. Devo colpirlo da qui. Fuoco, fuoco, fuoco. E ce l'abbiamo fatta. Ecco, un po' di bombe. E distruggiamo anche quella grossa tanica di dinamite. E si apre subito una nuova porta verso un nuovo scenario. Ok, qui dovremmo utilizzare invece un carro armato. Utilizzare karma sarebbe stata la scelta migliore. Però andiamo bene all'attacco. Anche con tutti questi personaggi comunque ce la si fa, signori. Cioè, guardate, col carro armato è veramente molto molto semplice. E poi se muovete benissimo il controller non dovrebbe essere troppo un problema. Ecco, qua bisogna stare attento anche ai detriti che cadono, perché vi possono distruggere la maggior parte della salute in brevissimo tempo. Qui me la sto cavando piuttosto bene. Cercate di tenervi il carro armato. Cercate di tenervelo il più possibile. Con il carro armato veramente potrete battere il boss di fine livello molto facilmente. Distruggiamo anche questi nemici qua dietro. E abbiamo la strada spianata. Vediamo un po' che ci dà. Una bella L. L come laser. Ed eccoci qui contro questo mostro meccanico presente, penso, in quasi tutti i Metal Slug. Anche se in versioni diverse. È molto molto potente come mostro. Però state attenti soprattutto ad evitare le bombe. Ecco qua inizia a sparare. Ah, ok, abbiamo già distrutto un vagone. Abbiamo già distrutto un altro. Forza, forza, andiamo, 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 andiamo. Molto bene. Abbiamo distrutto, vedete, già un bel po' di vagoni. Questo va a nostro vantaggio. Fra poco avremo praticamente quasi vinto. Poi calcoliamo che abbiamo anche i nostri colpi, quindi non dovremmo andare malissimo. Fuoco, 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 fuoco. Forza. Ok. Saltiamo via. Ah, oh, proprio mentre passava. Ah, va al diavolo. Adesso qua che cosa dobbiamo fare? Iniziamo a sparare, dai, mancano veramente pochissime cose. Ok, dai, ce l'abbiamo quasi fatta. No! Mi ha ucciso il... Ma io non ci credo. Vedete, questi fail mi fanno arrabbiare. Continuiamo a sparare, a far fuoco. Mancano veramente pochissimi colpi. Mancano veramente pochissimi colpi. Fuoco! Fuoco! Coraggio! Oh, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo distrutto tutto il circuito. E a questo punto abbiamo terminato la prima missione. Il nostro Marco è stato veramente molto utile. E non abbiamo lasciato prigionieri. Missione numero 1 completata. Ottimo. E adesso procediamo cambiando personaggio. Salvataggio in corso, naturalmente. E adesso guardiamo. C'è una specie di storia, no? Di sottofondo. In cui si vedono dei soldati futuristici che catturano questo soldato. Che cosa vorranno da noi? La nostra storia si intreccerà con la loro? Probabilmente sì, e nell'ultimo livello dovremo sconfiggerli, inevitabilmente. Sembra una quasi un'invasione aliena. Ma adesso proseguiamo con la missione numero 2. Vediamo un po'. Questo è un pezzo anche un po' complicato. Dobbiamo distruggere questo elicottero mentre arrivano i nemici. No, ce l'abbiamo fatta, semplicemente. Molto bene. Mi aspettavo che ci avrei messo di più. Lanciamo un po' di bombe. Molto bene. Vediamo un po', qui non abbiamo potenziamenti per la nostra arma. Non va molto bene. Ah, sempre queste pallottole vaganti mi fregano. Coraggio. Continuiamo a colpire i nostri soldati duramente. E adesso occupiamoci di distruggere questo bel elicottero. Ah, anche se i soldati non mi dassero fastidio sarebbe tutto più semplice. Dai che quasi fuma l'elica. Molto bene. Per fortuna con Marcus la nostra pistola veramente fa molti molti più danni del normale. Quindi ci aiuta un po' questo. Tu che cosa mi dai? Mi dà una bella S. Fucile a pompa. Oh, uso il coltellino, qua va benissimo. E scendiamo ancora più giù. Oh, ecco altri nemici. Bam. Sempre col coltellino li finisco. Vai. Ma io non capisco comunque perché mi sfuggono i tasti. Se io mi accovaccio non mi fa niente. Bah.
devo probabilmente andare più piano e meno impulsivamente. Vediamo un po' qui che cosa troviamo. Delle miniere di carbone. Ma a quanto pare nei carrelli non ci sono soltanto materiali grezzi. Ci sono anche delle belle bombe. Continuiamo a far fuoco e tu dammi qualcosa di bello. Una bella G. Vediamo la G che cos'era. Oh, la G è il missile, perfetto. Questo è veramente bello potente. Oh, stiamo attenti a schivare i colpi e saltiamo. Vediamo un po' qui. Uccidiamo i vari nemici. Oh, ok, ce l'abbiamo fatta a schivare il colpo anche qua. Oh, quello lì ci ha ferito col carrello. No, comunque non si riesce bene a capire quali sono le cose che fanno male e quelle che non lo fanno. Continuiamo a colpire. Forza. Ok, abbiamo distrutto un altro carrello. Quanti ne mancheranno? No, abbiamo finito. Tu che cosa mi dai, amico? Una bella R. E qui ci sono delle munizioni. Ecco, questo può essere molto complicato. Aiuto! Quei nemici, ad esempio, non ho mai capito come si sconfiggono. Probabilmente bisogna colpirli al volo. Ah! Ok, semplicemente sparando in alto. E adesso... Oh, mi sono liberato! Ma accidenti, ci sono le sabbie mobili, ci sono questi topi meccanici. Ma uno come deve fare? Non ci si capisce proprio nada. E un po' qui che cosa abbiamo? Via con le granate! Forza! Non mi avete mai deluso, granate. Non fate l'ora. Ok, mi avete deluso. E andiamo subito all'attacco. Qui abbiamo una bella heavy machine gun. Ma i carrelli fanno male, ma che pizza! Iaiai! Sto veramente perdendo un sacco di vite. Forza, fuoco. Ok, sconfitto un altro bersaglio. Tu che cosa vuoi? Ecco, questo potrebbe essere un bel problema. Veramente un bellissimo problema. Ok, ce l'abbiamo fatta a distruggerlo. Andiamo all'attacco. Tu col mortaio non mi fai paura. E andiamo avanti. Abbiamo completato anche questo pezzo di livello. Sì! Oh, il carrello con la pistola è epico, anche se è un po' difficile da usare. Io direi di andare sempre dritto. Coraggio. Poi possiamo usare anche le altre cose come protezione. Forza, fuoco. Il problema è che perdo un sacco di vita ogni volta. Attenzione, qui non è una delle armi più forti a quanto vedo. Fuoco. Ah, attento all'esplosione, ma sono sotto fuoco nemico. Oh, adesso sarà un bel problema. Ok, ce l'ho fatta ad evitare il fuoco. Ah, accidenti. Oh, sto veramente in mezzo. Ci vorrebbe qui Rambo. E abbiamo terminato le vite. No, perché? Ah, ah, ah. E abbiamo fatto un bel game over alla seconda missione. Quindi giudicate un po' voi. È bello complicatino come gioco. No, non è vero, sono io che ho fatto abbastanza pena. Comunque spero che il gioco vi sia piaciuto e per questa puntata di Happy Sunday è tutto. Alla prossima!